Buongiorno. Siamo tutti? No, manca la società. Vabbè, questa non è una conferenza stampa della società. Innanzitutto mi scuso con qualcuno, tipo stamattina mi ha chiamato Franco, mi ha chiamato Vittorio, ma non essendo e non avendo potuto comunicare... Ho comunicato io comunque a Franco, ci siamo sentiti per messaggio. Dico, non era un comune, la società si è voluta assolutamente, stranamente, dissociare da questa cosa qua, era una cosa mia e quindi non ho potuto comunicarla attraverso un sito. E quindi mi scuso se qualcuno l'ho avvisato alla fine. Niente, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti. Innanzitutto permettetemi di fare, l'ho fatto anche ieri, ma di ribadirlo oggi, complimenti alla mia squadra, al mio allenatore, che hanno fatto qualcosa di ulteriormente bello e importante, per quanto poi possa essere importante una vittoria di una partita di calcio, però è stata per me speciale, significativa e quindi li voglio ringraziare ancora una volta. Detto questo, cominciamo la conferenza di oggi, che ha come oggetto una cosa un po' triste che non avrei mai pensato di fare, o quantomeno non adesso. E parlo del mio disimpegno ufficiale dalla carica di direttore sportivo della Nuova Cosenza Calcio. Noi vogliamo la società. No, perdonami, Tony. Perdonami, questa è la nostra conferenza stampa, se poi ce ne sarà un'altra, verrete anche a quella della società. Le cose da dire sarebbero tante, saranno magari tante, perché poi ci saranno anche domande, curiosità, eccetera, eccetera, però è il momento, almeno per il sottoscritto, di fermarsi, di dire basta, perché chiedo scusa, però vorrei non essere interrotto. Mi fa piacere che qualcuno si sia dispiaciuto di questo, o si dispiacerà, qualcuno sarà contento, ma il sottoscritto non ce la fa più. Il sottoscritto ha parlato circa un anno fa in televisione e avevo palesemente detto come stavano le cose e penso che un po' tutti siamo colpevoli di non aver cercato di cambiare queste cose. Quest'estate c'è stata un'altra conferenza stampa dove ho parlato molto chiaramente. A distanza di oltre un anno la società ha avuto il coraggio, non so usare l'aggettivo, trovatelo voi, di fare un altro comunicato nel quale si diceva che non era arrivata nessuna cordata, che sono venute meno alcune proposte o promesse fatte in estate, e molti di voi erano presenti a quella conferenza stampa. Quindi commentare ulteriormente comunicati, incontri segreti, ostacoli quotidiani, cioè se hanno provato a stancarmi ci sono riusciti, io non ce la faccio più. Di essere continuamente messo in discussione, di essere continuamente forse anche umiliato, posso essere contestato, poi ci mancherebbe, perché posso aver sbagliato, posso essere scarso come direttore, posso non capire niente di calcio, per quanto questa società credo disconosca anche la forma del pallone, però posso accettare tutto, non che mi si calpesti come uomo, come dignità, e
soprattutto che si calpesti le persone che ho scelto io e che lavorano quotidianamente per il Cosenza Calcio. Siccome non hanno la possibilità di parlare e di urlare il loro malessere, il loro dissenso, lo faccio io. Lo faccio io a nome loro e chiedo scusa, anche se non è forse di mia competenza, alle persone che hanno lavorato fino ad oggi con me, perché forse non sono riuscito a tutelarle, ma fino in fondo, ma che hanno subito quotidianamente offese professionali e anche qualcosina in più, ma che per il bene del Cosenza, e solo per il bene del Cosenza, hanno portato pazienza e hanno sopportato in silenzio. Però il silenzio a volte è controproducente. Io ho taciuto per tanto, però l'opinione pubblica e tantomeno la città di Cosenza ha fatto qualcosa. Siamo stati tutti ad osservare, a dire che la colpa è di questo, la colpa è di quello, ma poi nello specifico non si è fatto niente. Sentirmi dire in un comunicato che qualcuno deve entrare nel Cosenza perché deve dare e non prendere. Io lavoro da 2 anni, lavoro, perché il direttore è un lavoro e come tale dovrebbe essere remunerato. Io da 2 anni attendo ancora di sottoscrivere uno straccio di contratto. Io da 2 anni aspetto ancora uno straccio di rimborso. Non ho mai avuto una scheda telefonica per conto della società, almeno una scheda telefonica per dire il nulla. I miei collaboratori la stessa cosa, e ci veniamo e scopriamo che dobbiamo, che noi prendiamo, o insinuano che noi prendiamo. Io direi che è una vergogna, e forse sono anche morbido, però un comunicato vergognoso. Noi al Cosenza abbiamo solo dato, siamo orgogliosi di averlo dato e non l'abbiamo neanche detto pubblicamente, perché noi quotidianamente abbiamo sostenuto delle spese, noi quotidianamente abbiamo coperto questa società, negli alberghi, nei ristoranti, ai giocatori. Quelli che vedete seduti a questo tavolo hanno aiutato personalmente con le loro tasche i giocatori del Cosenza, perché tanti non possono pagare la bolletta, perché tanti non possono pagare la macchina. Non l'abbiamo mai detto, abbiamo taciuto, però a tutto c'è un limite. Se poi copriamo e abbiamo coperto per anni questa società in tutte le sue criticità, l'abbiamo fatto perché siamo aziendalisti, l'abbiamo fatto perché abbiamo voluto bene e vogliamo bene a Cosenza città, e abbiamo provato a ridargli dignità dopo anni di sofferenza e di fallimenti. Ma se poi alla fine di tutto questo dobbiamo essere additati anche come coloro i quali prendono dal Cosenza Calcio, signori miei, siamo messi male. Siamo messi male come cosentini. Perché il calcio è un gioco, è un aspetto, e come tale forse dovrebbe essere giudicato. Però qua si sta prevaricando tante altre cose. Ripeto, e non ce la faccio più. Per chiarezza, ulteriore chiarezza, in quella famosa conferenza stampa dissi che non esisteva e non esisterà un gruppo Fiore, perché Fiore vuole fare il dirigente, provare a fare il dirigente se ne sarà capace. Questa società non ha scelto, perché Fiore gli è stato imposto da qualcun altro, non ha scelto Fiore per le sue competenze o per avvalersi del suo passato calcistico. Fiore è stato scelto perché nella loro testa doveva esserci che io dovevo mettere i soldi in Cosenza Calcio, dovevo entrare con la mia cordata,
eccetera, eccetera. E ogni minimo scricchiolio, ogni minima sconfitta, bisogna sempre mettere in discussione tutto. Dopo la sconfitta di notte è stato chiamato Gagliardi per chiedere le dimissioni. Siamo veramente alla follia, cioè io non so neanche di che cosa stiamo parlando. Non so neanche di che cosa stiamo parlando. Lo dissi in quella conferenza stampa e misi in un incontro successivo delle condizioni per le quali sarei rimasto e solo per le quali sarei rimasto. E le condizioni erano che Gavarascia doveva essere l'unico proprietario del Cosenza Calcio, che non ci doveva essere l'amministratore delegato, perché tali erano state le richieste, che venissero saldati i vecchi debiti dei giocatori e che avessi, come era giusto che sia, l'indipendenza di scegliere tutto lo staff tecnico. Guarascio ad oggi non è ancora titolare di tutte le quote. L'amministratore Quaglio è lì ed è amministra. I giocatori dell'anno scorso non sono stati pagati, signori. Noi riceviamo quotidianamente telefonate dai giocatori che erano qui l'anno scorso e che solo perché abbiamo questo bel faccino non hanno fatto vertenza e aspettano 700, 800 euro, 1000 euro. Signori, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Voi vi chiederete perché sei rimasto allora, perché hai taciuto. Uno, perché amo il calcio. Ho una passione infinita per questo sport che è stata la mia vita. Sono tornato a farlo nella mia città e avevo l'ambizione di riportarlo insieme a tutti quelli che vedete qua e anche a quelli che non vedete, e ce n'è anche qualcuno che non è qua. Di fare qualcosa di pulito e soprattutto che potesse durare. Sapevo da subito, e l'ho sempre detto, che questa società non era in grado di poter fare questo, ma perché non solo non ha passione per questa cosa qua, non ha neanche la cognizione da dove partire. Questa società non aveva i palloni, questa società non aveva i lucchetti, questa società non sapeva che servisse una maglietta rosso-blu per giocare. Questa società disconosce in quanto si gioca a calcio. Eppure, solo perché mette i soldi. Se questa è una cosa comunque importante, necessaria, fondamentale, disconosce tutto il resto, minando continuamente il progetto, mettendo in discussione tutto ciò che c'è da mettere in discussione. E in tutto questo marasma, noi abbiamo vinto un campionato, perché noi l'anno scorso l'abbiamo vinto, e quest'anno ce lo stiamo giocando. Badate bene, in tutte queste, e forse ne ho detto, avrò detto il 20% di quello che, perché purtroppo sono talmente tante che forse vi annoierei a elencarle tutte. Però vedevo che il progetto tecnico è sano, ha dei valori umani e morali di altissimo livello, nonostante siamo in Serie D. La partita di ieri ne è ampiamente testimonianza. E quindi ero sempre sull'orlo di denunciare, di urlare tutte queste cose qua, ma mi sono sempre morso la lingua e ho detto porta pazienza, così come hanno portato pazienza le persone che vedete al mio fianco, e ripeto anche quelle che non vedete, che non possono parlare, perché tutte le persone che lavorano per il Cosenza Calcio avrebbero dovuto a un certo punto andarsene, però per un senso di appartenenza, per
siamo rimasti ognuno al proprio posto e abbiamo portato pazienza. Perché i risultati sportivi ci davano forza, perché quando sei, uso una metafora, quando sei innamorato di una bella donna fai sempre di tutto per conquistarla e per non lasciarla ad altri. E così abbiamo fatto noi. E però, signori miei, a tutto c'è un limite. Cioè, si arriva che non ce la fai più, perché se poi non solo non ti viene riconosciuto quello che fai, non solo non viene apprezzato quello che fai, non solo non ti rendi conto che i risultati che stai ottenendo sono frutto di un miracolo sportivo, perché con una società di tale portata è impossibile ottenere risultati positivi. Noi siamo lì, abbiamo vinto un campionato e stiamo cercando di vincerne un altro. Cioè, la città dovrebbe essere orgogliosa di questi ragazzi. Tra l'altro abbiamo cercato di portare attraverso il settore giovanile una cosentinità più spiccata. Il lavoro della famiglia Perri e di Francesco Candelieri nel settore giovanile è sotto gli occhi di tutti. E a proposito di questo, anche questo fatto del settore giovanile è una cosa che non riesco a digerire, che probabilmente neanche voi avete capito tanto, come se fosse l'anello più importante di questa cosa qua. Cioè, se non fosse ulteriormente chiaro, il settore giovanile non è fonte di lucro per il gruppo Fiore, tantomeno per la famiglia Perri. Quello che è successo è che a questa società è stata conferita, grazie alla famiglia Perri e al lavoro di Candelieri, un parco giocatori a costo zero, con la promessa non ancora mantenuta di un riconoscimento di questo apporto, delle spese sostenute e ancora ad oggi dell'affitto dei campi che grazie alla famiglia Perri Cosenza Calcio ha avuto. E questo signore, la famiglia Perri, che fa 40 anni calcio a Cosenza, non solo si è trovata buttata fuori dalla società, non ha avuto in 2 anni uno straccio di contratto firmato, né per l'affitto dei campi, né tantomeno per l'apporto del settore giovanile, interamente conferita alla società Cosenza Calcio, gratis. Adesso Fiore, il gruppo Fiore, vorrebbe gestire il settore giovanile per guadagnare. Ragazzi, sentitemi, cioè, vanno chiusi in un manicomio. Cioè, stiamo veramente dando i numeri. Cioè, e ripeto, a tutto c'è un limite, a tutto c'è un limite. Va bene critiche, accettiamo che siamo scarsi, però non calpestate la dignità né del sottoscritto, non lo permetto a nessuno, né delle persone, ripeto, che mi sono state vicino, che mi hanno accompagnato e che mi hanno permesso di costruire quello che abbiamo costruito. Forse siamo troppo puliti, forse siamo troppo per bene e ce ne torniamo da dove siamo venuti. Però adesso sia chiara una cosa: il progetto tecnico va avanti. L'ho chiesto ai ragazzi, l'ho chiesto a Gagliardi, perché è giusto così, perché abbiamo reali possibilità di vincere il campionato. Fermo restando che la società tenga fede a quello che ha promesso in TV l'amministratore Quaglio nella trasmissione di Gianluca Pasqua, dicendo che pagheranno tutti, e anche come apprendo dal comunicato che, oltre alle castronerie precedenti, termina con il fatto che la società comunque vada, visto che non ci saranno ulteriori ingressi, terrà fede integralmente a ciò che... Quindi, quantomeno prendo atto di questo, mi rallegro di questo, perché comunque ritengo che il presidente Guarascio ad oggi non gli si possa dire che sia una persona che non mantiene gli impegni, per quanto con i suoi tempi biblici, che nel calcio non va bene, perché un giocatore non può essere pagato ogni 4 mesi.
e pretendere che poi si vinca sul campo. Quindi, ma non ne capisce le parole con lo porco. Niente, ora io penso di aver detto il 20% di quello che pensavo di dire. Hai pensato di prendere te? Assolutamente no. Non mi interessa. Per quale motivo dovrei prendere? Perché tu abbia anche le capacità. Non mi interessa, io faccio anche le spalle forti per poterti prendere questa società. Non ho mai detto che voglio prendere il Cosenza, mai lo farò, ma non il Cosenza. Non voglio mettere, mai metterò i miei soldi in una società di calcio. Per sbarazzare questa concorrenza che ci Ma non devo sbarazzarla via io. Non ce li ho messi io, non li ho scelti io. Sto rispondendo. Perfetto. Ha un amore per il Cosenza. Ho fatto una mia proposta. Perché non te la prendi tu e li cacci fuori? Perché non ho ambizione di fare il presidente, ma non del Cosenza, non penso di non. Salvo che non divento matto, non metterò mai dei soldi in una società di calcio. Io ho giocato a calcio, penso di avere delle capacità, penso, per poter fare il dirigente, ed è quello che voglio fare, tutto qua. Possiamo cominciare a prendere le domande? Il progetto tecnico va avanti, ma compreso il settore giovanile. Il settore giovanile. Va avanti incluso. È la società che lo deve permettere. Sì, no, assolutamente. Il settore giovanile, anzi. Stava posso ritornare su una parte del comunicato, quando la società parlava del 5 agosto, possiamo chiarire questo aspetto, visto che comunque loro l'hanno sottolineato. Ma c'è una conferenza stampa. No, loro anche di allora. Loro parlano anche di riunioni che avete fatto. Sì, sì. Quindi loro cosa chiedevano? Il vostro ingresso praticamente. Loro più di una volta ce l'hanno proposto gentilmente, altrettanto gentilmente è stato detto che noi non intendevamo come gruppo comprare quote di società di calcio e che nonostante non ci competesse, perché noi siamo stati scelti per fare l'area tecnica, ci saremmo adoperati, cosa che dissi anche in quella conferenza stampa, per avvicinare determinate persone. In varie riunioni è sempre stato detto, le persone da noi interpellate chiedono Guarascio, unico interlocutore e proprietario di quote. Ad oggi Guarascio non è proprietario di tutte le... Ad oggi la conferenza stampa è di? Perfetto. Luglio. Che i debiti verso giocatori e fornitori fossero stati chiusi. 3 giorni fa ci ha scritto l'albergo di Frosinone dove noi pernottammo la notte prima della finale di Arezzo. Avanzano dei soldi. E mi fermo. Che cosa vuol dire? Dobbiamo essere come le altre società? Io ci sono stato zitto. Sì, adesso dico tutto. Chi? Chi? No, sono stati loro a buttare contro di me col comunicato. Ascolta. La stampa che avete fatto se stato all'inizio del campionato c'eravamo noi. E quindi? Avete detto che era di tutto, qua c'è fatto. Allora, ascolta. C'eravamo noi. Ascolta. Ne avete fatto la bella pace, c'era la Netti che ha detto l'avvocato, ne ha detto a noi che era tutto a posto. Cosa avete detto? Per ma tutto a posto cosa? Come tutto a posto? Abbiamo sempre detto che il dialogo era ripreso. Ascolta, fai parlare, fai le domande e ti rispondo. Qua non è mai stato tutto a posto. Abbiamo sempre detto che per la conferenza non avete detto, era ripreso il dialogo, solo per amore del Cosenza. Cosa diversa è che poi in questo arco di tempo le cose che sono state chieste non sono state mantenute.
cosa diversa. E ripeto, avrei probabilmente anche taciuto dopo quel comunicato dove mi si viene a dire che noi prendiamo dal Cosenza. Permettimi di dire che io non proteggo più nessuno. Permetti di dire che non prometto, e quando me ne vado dico le cose come stanno e non devo fare bella figura, perché io la bella figura ce l'ho come persona retta e corretta. Basta che, hai capito? Che lo fa, uno può dire che lo cava, secondo me. Non ho capito. Basta che uno ha la coscienza politica. Perfetto. Uno può dire che lo cava. No, non può dire quello che vuole. Con l'immagine non scherza. No. Sì, ma devono dire le cose come si stanno. A me mi puoi dire che sono scarso, che non sono capace a fare quello che va. Non che no, non calpestare la mia dignità. No, chiedevo, tipo, siccome è aperta, scusi, non so chi c'era, se allora se vogliamo chiarire un po' questi contatti che ci sono stati, tu ci hai detto perché non sono nemmeno cominciati, però siccome la gente ha sentito parlare anche di 40%, 30%, cioè entriamo un po', facci capire se c'è stato questo avvicinamento, che cosa è stato il motivo ostativo perché non si è potuto chiudere. No, ma col sottoscritto nessun dialogo su percentuali o non percentuali. Io ho sempre detto che bisognava fare determinati passaggi per eventualmente arrivare a discutere con un potenziale o potenziali nuovi imprenditori. Questi passaggi la società non li ha mai messi in pratica, applicati, quindi già da lì era impossibile. Man mano, diciamo che questa società non si è anche, come dire, mostrata una società, come dire, appetibile. Liti continui, cioè, ho letto due settimane fa di un'intervista di Silletta, di Marchese, cioè, voglio dire, una società o un gruppo imprenditoriale che vuole o si accinge a parlare con una società per rilevarla e vede tutti questi casini, per non parlare, insomma, delle cattive figure che si fanno quotidianamente. Avete preso degli impegni con determinati imprenditori? Cioè, no, non abbiamo preso nessun impegno, abbiamo dialogato con delle persone. Però ti ripeto, non ci sono stati, tanto più che gli ultimi accadimenti, tutto quello che è venuto fuori sui giornali, la pubblicità, ripeto, non appetibile che questa società ha manifestato, rende tutto molto complicato. E anche coloro i quali dicono sì, io sono disposto, il giorno dopo mi chiamano e dicono ascoltami, ma dove mi stai veicolando? Cioè, poi un giorno c'è della maggioranza, un giorno non c'è della maggioranza. La domanda non è perché rimaniamo noi. È perché ci sono loro che non hanno passione, non hanno voglia di investire, che se ne vadano se non vogliono fare calcio. Oppure hanno una squadra che è un gioiello, a detta un po' di tutti, non di tutti, ma insomma della maggior parte, perché probabilmente forse anche lì abbiamo commesso qualche errore, ma nessuno è perfetto. Vanno a parlare con altri allenatori, vanno a parlare con altri direttori, cioè, ma la società è loro, facessero quello che vogliono fare. Cioè, non... Agli imprenditori che avete contattato è stato offerto un pacchetto di quote, è stato fissato un prezzo, c'è un ostacolo programmato? Sì, in una delle ultime riunioni è stato offerto, perché è possibile da statuto acquisire solo un 40% attuale. E la società ha chiesto 4,80. Cioè, cerchiamo di fare chiarezza anche su questo. La società, credo, perché poi io le... No, Franco, ti rispondo per quelle che sono... No, ma ti rispondo per quelle che sono le mie conoscenze. Io non sono a conoscenza nel dettaglio di quelle che sono le carte societarie, perché io non, chiaramente, non facendo parte della società, non posso essere aggiornato alla lettera di quello che è successo nelle varie assemblee sociali e quello che è stato deliberato nel dettaglio. Per quello che ci è dato a sapere, questa società, a seguito della ricapitalizzazione che c'è stato un 40% di capitale sociale non sottoscritto, e per tale questo 40% di capitale sociale potrebbe essere ceduto liberamente a terzi. Sempre per quello che ci è dato a sapere,
Questa società ha stabilito anche il valore delle quote sociali, stabilendo un prezzo, uso sempre il condizionale perché non ho certezza, di circa 12.000 euro appunto. Ragion per cui si fa presto a fare i calcoli, una moltiplicazione, il 40% della società dovrebbe avere sempre, per quello che è il valore dato dalla società, un costo di 480.000 euro. Mi pare chiaro e anche logico che chi avesse l'intenzione di entrare in società dovrebbe acquisire il 40% per un valore di 480.000 euro. Diventa, a mio avviso, una strada difficilmente percorribile, perché già è difficile rintracciare qualcuno che voglia fare calcio, è difficilissimo trovare qualcuno che voglia entrare nel Cosenza Calcio, è quasi impossibile trovare qualcuno che voglia fare calcio per come si sta facendo dal punto di vista societario. Se poi riuscissimo a superare anche queste tre difficoltà, gli diciamo anche che deve spendere 480.000 euro per acquisire un 40% delle quote sociali e praticamente gestire poco o nulla, avere peso specifico praticamente irrilevante, secondo me siamo proprio veramente nel campo della fantascienza. No, ti stavo dicendo, quindi questi discorsi sono stati fatti sin dall'inizio, da luglio, perché voi chiaramente volete sapere come sono andati. Da luglio il Presidente ha chiesto di rintracciare qualcuno che lo aiutasse in questa avventura dal punto di vista economico. Non siamo stati noi a proporci, né tantomeno mai Stefano ha dichiarato che volesse entrare in società. E noi chiaramente, capendo anche quali erano le difficoltà e il momento, ci siamo adoperati. Le persone che sono state contattate sono più di una, sia imprenditori che professionisti. Credo che anche qualcuno di voi qui dentro qualche nome lo sappia anche. E io per discrezione, per dovere proprio di rispetto della privacy delle persone, non posso fare qui i nomi, hanno manifestato l'intenzione di sedersi ad un tavolo di trattativa nel momento in cui il Presidente rilevasse l'intero pacchetto societario, ma non perché non avessero fiducia negli altri soci oppure disprezzassero le qualità umane e professionali degli altri, ci mancherebbe altro, tutte persone rispettabilissime e di primissimo livello. Ma proprio perché era il Presidente che diceva che non c'era più nessun altro all'interno di una società inizialmente costituita da 9 persone che volesse proseguire nel progetto. Allora è stato chiesto, è il Presidente che deve risolvere la vicenda interna tra soci, è lui che deve interfacciarsi con gli stessi e trovare una soluzione in maniera tale che le quote sociali rimangano in testa solo al Presidente Guarascio. L'altra condizione era che però tutto il pregresso, cioè tutte quelle che erano le spese per la gestione, per gli emolumenti dei calciatori e quant'altro, fino alla scadenza, fino alla chiusura della stagione precedente, fossero integralmente saldate dalla società. Questo è stato riferito nell'immediatezza al Presidente Guarascio, cioè dopo 2 giorni, 3 giorni di consultazione. E lui chiaramente doveva farsi promotore di queste iniziative e quindi far sì che si verificassero queste condizioni. Condizioni che io credo che ad oggi, anzi posso dirlo quasi con certezza, non si sono verificate. Nel frattempo, già dopo un 30 giorni, 40 giorni che c'erano questi discorsi in ballo, uscivano delle voci, delle lamentele pubbliche sui giornali da parte degli altri soci che lamentavano, a loro dire chiaramente, una gestione, una amministrazione contestabile. Usiamo questo termine. Ragion per cui noi ci siamo incontrati di nuovo col Presidente chiedendogli cortesemente che i problemi societari rimanessero all'interno, non uscissero sui giornali, sugli organi di stampa, perché sennò diventava difficilissimo mantenere in piedi trattative con altre persone che leggevano dagli organi di stampa già di dissidi interni, di amministrazioni poco chiare, di assemblee non convocate, di esclusioni dalla vita sociale. Chiaramente anche un ipotetico pensiero di una persona per poter entrare in società veniva immediatamente accantonato. E queste trattative sono continuate nell'arco degli ultimi mesi. Nella riunione che c'è stata mercoledì, non sbaglio, con un incontro con Guarascio, che hai comunicato a lui l'intenzione, se l'hai comunicato è proprio così che ha risposto.
non avevo comunicato questo. Che ancora lui non sa che avevo, sicuramente, che ci stavo pensando seriamente, sì, ma non gliel'avevo comunicato. E lui che cosa ha detto? Nulla. Scusa, nulla. Tu hai detto un passaggio prima, dove chi ha messo insieme questa compagine societaria. Io ho avuto una discussione col sindaco pubblica in cui lui sostiene che ad oggi se ne interessa ed è vicino alla squadra pure evitando di pubblicizzarlo. Questa è una risposta che mi ha dato il sindaco. Se questo è vero, comunque come si rapporta adesso con questa situazione, societaria, visto che c'è una spaccatura, si inventa, si lamenta, ci sono comunque persone che ha portato lui. Voi come vi rapportate con il sindaco e con la città, come rappresentante della città adesso? No, noi con il sindaco abbiamo avuto più che altro l'anno scorso degli incontri nei quali sempre per il bene comune si cercava di comunicare anche a lui le innumerevoli difficoltà che c'erano, quindi lui spesso era a conoscenza. Era a conoscenza, ma faceva qualcosa o ha continuato a questo che sappiate voi ovviamente? No, perché comunque lui i rapporti, diciamo, principali ce li ha col presidente, quindi io non so negli incontri loro cosa scaturiva, ma il sindaco, cioè voglio dire, non, in questo senso non può essere considerato responsabile di qualsiasi cosa. Cioè, il sindaco ha dato la possibilità, unendo questa società, di cercare di fare calcio in un determinato modo a Cosenza, e poi sono stati gli altri, gli attori che... Ma lui si è fatto comunque garante delle persone che portava, dicendo che erano persone di specchiata moralità. Sì, sì, no, ma è indubbio che sia così, però se poi... Però questa solvenza non ce l'hanno. Però se poi nella loro avventura decidono, litigano, vanno via, cioè non può essere additato il sindaco di... Cioè, non poteva mai immaginare che una cosa di questo tipo poi potesse avere questi risvolti. Cioè, lui li ha messi insieme cercando di mantenere dei presupposti che sono reali, perché sono tutte persone per bene, persone che probabilmente non hanno, che probabilmente, sì, questo non lo posso dire io, che non è di mia competenza. Come società di calcio, come presidenza, no? Non avevo mai voluto, cioè, giusto, no? Sono state due parole. Quindi giustamente io quello che dico, come una famiglia, quando sbagliavo lo sbagliano tutti. Cioè la stessa cosa c'è tu come direttore. Cioè in che senso sbagliano? Non sbagliano tutti, in che senso? Comunque la responsabilità sono state tutti, non è che dopo due anni giustamente uno può venire e dire tutte quelle cose che sono state successe. Perché noi lo sapevamo sin dall'inizio che questa società non avrebbe mai prodotto frutti, Stefano, perché noi sapevamo le persone che si erano messe in mezzo. Io non voglio più dire di allora, una cosa sono le due immagini, no? Secondo me, anche nei sport, era una cosa anche di immagini, di garanzia, che dopo due anni sono usciti due anni di vergogna, tutti hanno lotta, questa è la garanzia, Stefano, per quanto sei parlato in vero italiano, sei una persona intelligente, sei un uomo di calcio, questi sono i risultati, dopo due anni
sui studi, cose non pagate, tutto un disastro, andavano, come per esempio è di chi è la colpa? Una volta eravamo fallimenti. No, no, ma perdono, adesso mi stai rimproverando che ho parlato. Mi stai rimproverando che ho parlato. Chi ti chiama? I giocatori vecchi che ti chiamano che vogliono i soldi, l'albergo su pagati, tutta una cosa. Questa garanzia non c'è stata, poi un'altra cosa. Quando come non c'è stata? Scusa, non ho capito cosa vuoi. La garanzia, come persona, immagini, insomma, dato che hai fatto il calcio, c'è il processo. Era presenza. Sì, ma io non sono la società. Ma io non sono la società, ma io non sono la società. Io non sono la società, io devo, sono stato chiamato. No, 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 no. Aspetta. Non puoi dire che io ho avallato questa cosa. Aspetta, perché io, ti ripeto, ho cercato di giustificare il mio silenzio, ho taciuto perché credevo che dialogando in separata sede con chi dovevo dialogare, riuscissi a fargli capire dove stavano sbagliando, dove dovevano migliorare. Cioè io non è che stavo zitto e me ne stavo a casa, io stavo zitto e aspetta. Ma se un uomo di calcio non lo sai che queste persone calciano nel parco, non facciamo come qualche finto tifoso, un finto giornalista che avalla poi il compagno del turno presidente, no? Noi sappiamo che questi qua non capiscono né di pallone, né sotto, non so se ce n'hanno che consiglierà di giudicare su così là. Sicuramente non ce ne vogliono mettere. Tu, no, io, un'altra cosa è Dio, mi sarei aspettato, no, che tu usciti subito allo strumento, vedendo che sei continuato a stare in questa merda, ho pensato che forse la merda non c'era, tanto è vero che sei bene, che sono una faccia che mi vedi. Ma se state corpo, dicendo, allora mettetevi d'accordo però, e sono d'accordo con te, però mettetevi d'accordo perché uno sa che c'è tutta la melma che sta uscendo e altri dicono che non c'è perché ci sono io. Ma chi non? No, adesso qualcuno ha detto, lo sapevamo come la società. Allora o lo sapete o non lo sapete, o peggio, allora adesso ti dico una cosa, se lo sai e vuoi bene e hai stima del sottoscritto, allora perché siete stati anche voi silenti e non avete fatto qualcosa? Noi abbiamo sperato di dipendere. Ah, allora come hai sperato? Che ho sperato io? Sì, ma io non ho detto, guardate, io sono andato in TV, ma un anno fa sono... Ascolta. Non intervenire, perdonami che non ti ho sentito, scusa. Perché voi contestavate la squadra, come quando tu ti riferisci al giorno, che noi all'indomani. Bravo, all'indomani della squadra. Bravo, ti sto dicendo. Se mi fai finire ti spiego. Siccome mi stai chiedendo una cosa, sto rispondendo. Se mi fai rispondere ti dico. All'indomani della sconfitta col Montalto in casa 3-0 c'è stata una contestazione di un gruppo di tifosi durante l'allenamento. E la volevano parlare con la società. Se mi fai finire lo completo il concetto. Siete venuti allo stadio prima che iniziasse l'allenamento, siete entrati nello spogliatoio, ci siamo incontrati e vi ho detto, cortesemente, no perché non volevate farli allenare. Cortesemente non interrompete il lavoro dei ragazzi e dell'allenatore, perché in ogni caso dopo una sconfitta si deve continuare ad allenarsi col magone, con la delusione, perché eravamo delusi tutti, non è che noi eravamo contenti. Mi hai chiesto personalmente, voglio incontrare qualche rappresentante della società, e mi hai detto il presidente o l'amministratore delegato o tutti e due, è vero? Io ti ho detto perfetto, te li chiamo al telefono, tra mezz'ora ve ne andate in sede, i ragazzi continuano ad allenarsi. E voi andate a parlare con il presidente, con l'amministratore, con chiunque voi avete intenzione di discutere e fare le vostre dimostranze. Ci siamo fino a qua. Dopo mezz'ora sono venuti in sede l'amministratore delegato, accompagnato da Francesco Candelieri, quale responsabile del settore giovanile. Sto dicendo le cose come stanno. Io in quella saletta, siete andati nella saletta, mi pare, dove si fa la conferenza stampa, quella del martedì della ripresa degli allenamenti.
Io sono rimasto nello spogliatoio, siete venuti anche nello spogliatoio a parlare con i ragazzi, a fare le vostre legittime... Ascoltami, ascoltami, fammi finire che ti spiego. Siete venuti nello spogliatoio a fare le vostre legittime e sottolineo civili rimostranze nei confronti dei calciatori, al quale avete chiesto impegno, al quale avete chiesto di onorare la maglia e avete garantito il vostro sostegno incondizionato, cosa che io per molti di voi che vedo sempre in trasferta posso sottolinearlo e posso confermarlo, non si discute. Abbiamo parlato insieme a me con i calciatori nello spogliatoio, poi vi siete trasferiti nell'altra saletta. Vabbè, penso che ci saranno video su questo. Cioè, sì, io nell'altra saletta non c'ero sicuro. Un carissimo amico, c'è cioè, Guaglio con un conosciuto. Perfetto, perfetto. Ho parlato sia con Marzia Michele, voglio che con Marzia. E confermo quello che stai dicendo. Ci mancherebbe, però giustamente nella mia fase io purtroppo Cosenza... Ah, abbiamo messo usato. Come per noi? Quindi se la volevo dire una cosa, non ho capito quale preferisco. Fai benissimo, fai benissimo. Preferisco che sia così e non che si dica alle spalle. Quello che dico io, siccome c'è stato detto lì, sia da una persona che era del gruppo Fiore, che da una persona che non era del gruppo Fiore, e comunque noi dovevamo fare i tifosi di sostenere la squadra. E loro facevano, vedete, finito a fine anno. Avremmo visto i risultati, allora se i risultati è un secondo posto, per me il secondo posto di una serie di... non è un secondo posto di un'altra categoria. Seconda cosa di tutto, cioè, penso che anche là c'erano problemi, è stato tutto messo a tacere come per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta purtroppo lo sapete che cos'è, da purtroppo ci pagano, ci vanno a rimettere sempre i soliti pezzi. Io ieri sono stato a Ribera, cioè non riuscivo nemmeno ad esultare per un gol, come se manco se avesse fatto un gol a Napoletta, cioè per Tirino, perché proprio cioè, non ti mettono in condizione nemmeno di questo, è una cosa gravissima, perché qua la piazza ha chiesto, quando è fallito l'ultima volta, al sindaco, espressamente, soprattutto i tifosi e gli ultra, preferiamo non fare più calcio a Cosenza e no che viene gente che ci viene a umiliare. Questa era la cosa che dovevamo fare, basta, perché io non voglio mettere in discussione la persona di Stefano Fiore, altro, però siccome sapeva dove andava a mangiare, come dire, non a mangiare nel senso che aveva i soldi, perché penso che non so nemmeno, so che tu non prendi nemmeno soldi su come stipendi e cose, quindi non è questo, però se poi alla fine c'è cioè, il risultato di tutta questa gente che uno è stato messo per interessi politici, uno è stato messo per quello, Stefano è stato qui perché lui ha detto che per amore della piazza è qua, sono usciti in questi giorni pure articoli che il gruppo Fiore voleva entrare però non poteva entrare e cose, io voglio... Ma non è mai esistito un gruppo Fiore. Quindi sui giornalisti che si prendono qualsiasi cosa, va benissimo. Allora, sottolineiamo anche questo, allora chiariamo ulteriormente questo, ma era molto chiaro già da prima, ma era chiaro, è stato sempre chiaro. Con questa cosa tu non dovevi uscire. Perché tu ti sei messo un po' sulla bocca di tutti. Ma chi? Perché? No, ma chi? Ma scusami, io mi metto sulla bocca di tutti nel momento in cui parlo. Oh. Io ho mai parlato che entro nel Cosenza, ho detto mai entro nel Cosenza. La gente legge un giorno, legge due, legge. Ma lascia stare quello che. Ma te puoi leggere quello che ti pare. Tu puoi leggere quello che ti pare. L'ho detto io o lo dice qualche giornalista? Sì, però no, rispondi. L'opinione pubblica. No, ma l'opinione pubblica esiste anche per questo. No, l'opinione pubblica. Allora, qualcuno di voi, allora sentiamo i giornalisti. Allora, qualcuno di voi mi ha mai chiamato. Vabbè, allora a questo punto quando noi che tutti i giornali, televisione parlavano. Io non devo smentire una cosa che non ho mai detto. Io non devo smentire. Lizzi, ti insegno anche cosa devo fare. Ti devo insegnare anche il tuo lavoro. Aspetta, fammi finire. Ti devo insegnare anche il tuo lavoro. Allora, io devo smentire eventualmente. Io devo smentire eventualmente qualcosa che non è vero. Stefano, posso fare una considerazione mia? La delusione di noi tifosi nasce dal fatto che nella conferenza stampa di luglio tu avevi la possibilità di mettere Guarascio e Quaglio spalle al muro qui in questa conferenza stampa a precisa domanda su Quaglio e su Guarascio, tu hai risposto che il signor Guarascio era una risorsa fondamentale per il Cosenza Calcio. Quindi noi ci siamo illusi che le porcherie che sono successe
l'anno prima erano finalmente risolte. Una risorsa non vuol dire che il problema una risorsa che adesso... ed è palese che sia una risorsa perché tu in quella conferenza aveva avuto la possibilità di prenderti non di più Cosenza gratis ma di mettere Guarasce in paglio spalle al muro. Ma io non devo mettere spalle al muro. Invece hai detto che era un ma la società è loro, io non posso, è una risorsa quando 15 giorni prima no ascolta, Guarasce non è solo una risorsa, Guarasce era l'unica risorsa. Però 15 giorni prima ti avevano già pugnalato con un comunicato stampa. Vabbè, ma io sono un dipendente. Ma io sono un dipendente, io non sono la società. Quindi la società se vuole. Illusi, ci siamo illusi. Ma ascoltami. Che quello strappo si era ricucito. Ma allora, che lo strappo. Abbiamo sbagliato allora, anche noi. Allora. Scusa, però, i motivi di contestare sono altri. Perché lui l'ha detto dall'inizio, prima che si fondava, non avrebbe mai preso una società di calcio. Io almeno queste parole non le ho, cioè, come sono anche quelle di oggi. Purtroppo faccio da dire altre cose, quindi confondiamo, perché siamo qui, facciamo un quello che il risultato può essere. Io mi auguro che non succeda più, nel senso. Se fallisci non è che fallisci perché mi dimetto io, io lo devo a me stesso e probabilmente anche a voi, l'avrò fatto tardi, lo dovevo dire prima, potete pensare quello che volete, io vi ho spiegato del perché ho taciuto, ok? Perché probabilmente oggi no, nessuno di noi, e compreso me, facciamo una bella figura da Cosentini, se questa è l'immagine, ok? Non è che io, ascolta, non è che io parlando adesso dico Stefano si tira fuori, vuol fare vedere, no. Sono perdente anch'io perché sono cosentino, mi sento cosentino come siete voi. Sto dicendo che però basta tacere, perché se alla fine il mio silenzio deve essere interpretato come quello che poi doveva entrare col famoso gruppo Fiore e non l'ho detto. Prendo dal Cosenza quando sto dando, cioè non è che io non prendo, ho dato di tasca mia, non l'avrei mai detto, oggi lo dico. Oggi dico anche che devono pagare l'albergo di Frosinone e me ne vanto di dirlo. Perché basta coprire queste persone che non solo non hanno avuto di apprezzare le persone che hanno avuto di fianco, ma gli danno anche addosso. E allora va bene tutto, basta. Mettiamo un punto. Purtroppo, giustamente, se una persona legge un giorno, legge due giorni, legge tre giorni, legge quattro giorni, purtroppo magari per impegni lavorativi non è potuto venire a una conferenza o per altre cose, e legge il giornale, giustamente quella notizia, uno dice... passa in un certo modo. Ci credo, no, già lo vedo, sono un fiore. Sta passando in un certo modo. Quindi quello che mi sono chiesto anche io, conoscendo la tua persona, di rispetto e di amicizia che abbiamo per altre cose, mi sono chiesto, ma è possibile che c'è i politici hanno senza il giornale se non posso fare abbagliosi? E tu si faccio ancora qua, lascio sicuro che ci erano i soggetti, si prendi fuori, altri imprenditori. Mi sono fatto questa domanda giustamente una cosa, come penso che se l'abbiamo fatto parecchia persone, no? Ma siccome sei un ragazzo intelligente, dovevi capire chi faceva scrivere queste cose. Oh, vabbè, però io purtroppo il giornale, non è che dici. Se io ti dico che questa società non ha scelto Stefano Fiore, allora ma senti il paradosso che ti dico, ma pensa il paradosso, allora guarda, se io dovessi, io capisco il tuo punto di vista, leggi sul giornale, ma io non è che ogni mattina mi posso chiamare Alizzi, dico Alizzi, ascolta, non è vero, Segreto, non è vero, Scarpelli, non è vero, Nardi, non è vero, ascolta, l'ho detto pubblicamente. In una conferenza stampa, quindi, con a fianco il presidente Guarascio, che non avrei mai preso cose, quindi punto primo, non posso stare. Punto secondo, è chiaro, cioè ti ho detto che Fiore non è stato, cioè pensa l'assurdità di questa situazione. Fiore non è stato scelto perché ritenuto capace e competente per fare calcio a Cosenza. È stato scelto perché dice speriamo che entri in società così mi dai soldi. Hai capito o no? E allora capisci chi scrive o chi fa scrivere sui giornali determinate cose. Basta. Era un'equazione molto semplice, non ci voleva uno scienziato. Io facevo questa domanda perché non avevo visto c'è nel senso di dire io, Stefano Fiore, non ho nessun punto, nel momento in cui avrò un gruppo, lo dirò e mi uscirò pubblicamente con una conferenza stampa. Non vedendo questo, non sapendo questa conferenza che tu hai fatto, per esempio io che sono uno che mi posso considerare uno degli assidui sempre presenti. Nonostante quelli che
questa conferenza non ci sono, non ho partecipato, non lo sapevo, quindi giustamente sono libero di fare questa domanda. Però ascoltami, venerdì è uscito il comunicato, mercoledì o giovedì, non ricordo esattamente il giorno. Il giorno dopo, prima della partita, c'è stata la conferenza stampa dell'allenatore Gagliardi. Allo stadio c'era qualche giornalista e mi ha chiesto, mi ha fatto determinate domande su quella che fosse l'opinione sul comunicato. Prima di rispondere sul comunicato, c'era stato un articolo di quel giorno stesso, mi pare a firma di Alfredo sul Nardi, sul quotidiano, al quale ho detto: Alfredo, innanzitutto andiamo a chiarire che questo gruppo Fiore è un'etichetta giornalistica, perché nessuno mai si è presentato e ha detto, né Stefano né tantomeno i suoi collaboratori o qualche persona di suo riferimento, a dire c'è un gruppo Fiore che è intenzionato a rilevare quote sociali o la società. Allora, le persone vicino a voi, a Foca, che invece non dicevano questo, e questo lo posso dire io, che non lo posso fare, purtroppo non posso farlo pubblicamente, ma persone che lavorano con voi e pubblicamente su siti o su altre cose hanno proposto queste cose qui. Quindi purtroppo è stata una disinformazione da parte di tutti quanti. Io non è che voglio, non voglio giustificare, io volevo fare semplicemente, sapendo la correttezza come persona di Stefano, volevo fare questa domanda perché mi dovevo cacciare questo bambino. Allora Stefano ha detto che non è vero questa cosa qui, allora si avvocatore, vedete quindi mi sta intorno perché succede da quando si può così parlare con la gente. Se siamo arrivati a questo punto, purtroppo c'è da dire anche questo. Perché guarisce cose per quanto mi riguarda, chi ha visto il cacao ci evidenzia. Proprio perché per me a Pallone, a Cosenza, questa gente non è in grado di fare. E sono stati messi là per interessi politici o altri interessi che nemmeno li voglio commentare, perché tratta di tristezza verso gente che ha sofferto. Dopo due fallimenti è ancora qua, perché se siamo qua penso che siamo tutti per lo stesso motivo, e nonostante tutti oggi usciamo da qua che usciremo con l'ennesima umiliazione. Ma non per voi, non per voi. Cosenza è finita, io mi auguro che finisce quest'anno e almeno calcisticamente spariamo, che non se non viene qualcuno che vuole ed avrà voglia di fare calcio ma seriamente e rispettando tutta la piazza, perché Cosenza ha fatto storia, gli ultra ha fatto storia di calcio. Punto e pace, non dobbiamo dirci più niente. Io risorsa, l'unica risorsa del Cosenza. Quindi diciamo il vero padrone di questo Cosenza chi è? Ha portato Quagli? No, questo non lo so, perché chi muove le logiche societarie, questo non lo so, dovete chiederlo. Allora, per quello che mi è dato sapere, chiaramente come amministratore delegato Quaglio è una figura importante nella società, ma dovete chiedere al presidente se e quando interferisce nelle decisioni societarie, non lo so, cioè in queste cose sinceramente poco. Mi pare dal famoso incidente delle magliette. Ma guarda, purtroppo quest'anno ne sono successe tante e tutto ciò che succede spesso, noi andiamo in una direzione e loro vanno in un'altra, però la società è loro e più che consigliare e cercare di tamponare laddove c'è da tamponare non possiamo fare. Guaglio! Pensato che con Stefano alla guida si potesse rinascere, quindi è comprensibile uno stato d'animo di questo genere. Ma per capire questa stagione anche il futuro, a gennaio Cosenza a pari punti col Messina poteva rafforzare la squadra. Sappiamo che ci sono stati contatti con giocatori importanti, ci risulta pure da canali di calciomercato che Cosenza non avesse la possibilità economica di rafforzare questa squadra e che si è dovuto fare poco. Quindi questa è la prima domanda. La seconda è, dal tuo punto di vista, conoscendo il mondo del calcio, ci sono speranze con questa società che il Cosenza riesca dalla Serie D, questa attuale società è in grado senza Stefano di andare avanti e di portare la squadra tra i professionisti? Allora, per quello che riguarda la prima domanda, nel mercato di dicembre
è chiaro che avevamo pensato di fare anche qualcosina in più di quello che in realtà abbiamo fatto, però potevamo fare mercato in entrata se facevamo delle uscite. Fare delle uscite non era semplice, sicuramente non ci sarebbe stato possibile investire dell'altro denaro, e abbiamo fatto alcune operazioni che ci hanno consentito, secondo me, di migliorare e l'aspetto economico anche, quindi abbiamo salvaguardato anche qualche costo in eccesso e abbiamo puntellato la squadra non in tutti i settori, non secondo quello che probabilmente bisognava fare per cercare di competere col Messina, ma quello che in realtà possiamo fare, ma non solo economicamente parlando, anche noi abbiamo un'impostazione tale che non ci consente, che difficilmente noi riusciamo a prendere un giocatore importante, per quanto ce ne abbiamo già qualcuno qua, ma le condizioni nelle quali noi siamo costretti, tra virgolette, a trattare e a chiudere determinati contratti non è assolutamente paragonabile ad altri, cioè noi non diamo garanzie, non esistono altri discorsi che non il contratto, quindi capisci bene che se un giocatore guadagna determinate cifre noi non possiamo neanche pensare di prenderlo, quindi figuriamoci poi prenderlo effettivamente. E la seconda domanda, io ti ringrazio per la stima, però Stefano Fiore non è nessun gota del calcio, nessun fenomeno. La società può, se mantiene determinate cose e dà seguito a quello che è stato iniziato, può venire fuori. È chiaro che bisogna cambiare tante cose, bisogna soprattutto che si capiscano le logiche calcistiche, perché purtroppo questa società non ha la benché minima idea di dove come il calcio va a una velocità un po' più alta, ma gli è stato detto no, evidentemente no, siamo ancora viaggiare a distanza da nazione. Ma secondo me non è neanche di esecuzione la velocità, perché dovresti averla prima di pensiero. Se tu riesci a pensare in anticipo, poi riesci ad operare forse anche in anticipo. Se tu operi già in ritardo e non pensi prima a quello che dovrei fare tra 2-3 mesi, non calcio di parla, cioè, di anni. Ti posso dire una cosa personale, cioè i risultati sportivi che questa squadra dall'anno scorso sta ottenendo sono straordinari, considerando in che ambiente si sta lavorando, con che difficoltà quotidiana questi ragazzi lavorano e soprattutto con i tempi di questa società, cioè che pensa che pagare un giocatore ogni 4 mesi solo perché in questo campionato funziona così, cioè, allora io ho sempre detto che paghiamo poco, facciamo con quello che abbiamo, ma paghiamo puntuali. Perché nel calcio non esiste che una squadra vince il campionato se gli paghi uno stipendio ogni 4. Cioè, noi, nonostante questo, abbiamo vinto l'anno scorso e stiamo cercando di vincere quest'anno. Però non va bene. Fiore non capisce niente. Andiamo a parlare con un altro direttore sportivo. Gagliardi perde una partita, mettiamolo in discussione. E perdonate, questa è anche un po' colpa vostra, che dovreste vedere anche un po' il calcio in una maniera diversa e non... Sì, anche alla luce dei risultati che sta facendo uno, ieri ha vinto 6-0. Vabbè, ha vinto anche qua, no? Il Napoli 3-0 con noi, probabilmente, e se stanno pure con gli avversari, ieri ha vinto la stessa sera. Ha costruito una macchina tecnica, la forza del gioco, una squadra che gioca un calcio pulito, che va a giocare a mani nude, la terra battuta e vince, che è solo il capolista, non può essere un peccato lasciare e dar la vita, cioè senza provare. Allora, non è un peccato, è un peccatissimo, è un peccatissimo, però se mi avete un po' conosciuto sapete che se lascio, tra virgolette, è perché sono veramente arrivato, cioè non... E poi sono
altrettanto convinto, e non sarebbe poi giusto, che alla fine magari, perché un campionato si può vincere e si può perderlo anche per poco, l'abbiamo visto l'anno scorso, alla fine il confine fra essere bravo o meno bravo è molto sottile, può dipendere da qualche centimetro. Magari non vinco neanche quest'anno e mi si viene anche detto qualcosa. Allora, siccome io ritengo e ho la coscienza pulita di aver lavorato, nonostante tutte le difficoltà, di aver lavorato bene, di aver creato qualcosa di molto bello in tante difficoltà, magari non vinco perché non ho niente dietro, e poi il problema è tecnico, il problema è Gagliardi, il problema sono i giocatori, mi viene da ridere, e quindi questo non lo posso permettere. Ecco perché anche ho messo a nudo un po' tante cose, perché l'unica cosa che ha di bello questa, in questo momento questa città, è la parte tecnica. Scusa, attraverso parte di riposo per l'ambiente rappresentare comunque una garanzia, ancora di più per i giocatori. Temi che questo vostro addio possa essere solo il primo, nel senso che a catena poi possa succedere qualcosa. Questo mi viene a pensare al tecnico Gagliardi, che nonostante a mio parere abbia fatto bene, comunque era già sotto il fuoco delle polemiche, adesso senza di loro sarà ancora di più. Ma se questo è già questo di per sé una cosa assurda, cioè come fa a essere sotto fuoco un allenatore, no? Che sta lavorando in una maniera straordinaria, che ha dato un'identità a un gioco, una squadra, cioè stiamo combattendo con una squadra probabilmente anche più forte di noi, e in tutte queste difficoltà non incensarlo, quantomeno lasciarlo tranquillo, cioè. Siamo già al paradosso lì. Adesso non so cosa accadrà, dipenderà chiaramente dal comportamento della società. Ma non lo so, io la società non l'ho mai capita. Ho cercato di dialogarci, di parlarci, e mi ha lasciato basito in più di un'occasione, quindi io non so cosa possa accadere, dipenderà dalla società. Io ero all'estero e ho sentito la conferenza tua tramite Radio Ionica, a quale ringrazio per aver portato la voce di Stefano Pioli tutta Cosenza. Ho sentito la tua conferenza e ammalato sono voluto scappare per dire che il sottoscritto per difendere Stefano Pioli, Leonetti, cioè l'area tecnica, ha subito una querela da un certo personaggio, che non faccio il nome, ma se lo volete lo faccio. Non serve, non serve. Le può fare anche un altro. Quindi la mia querela per aver difeso Stefano Pioli e voi rimane come solidarietà, perché da quando siete venuti voi avete dato lustro a questa città. Grazie. Perché la notte può portare consigli. Pensateci, e che al posto vostro se ne vanno questi grandi lestofanti che hanno portato il calcio a Cosenza a quel punto dove siamo. Solo questo, sì, può portare questa solidarietà. Gli incontri che avete avuto con il presidente Marascio, no? Si è parlato di possibilità di cessione quota attraverso le persone che voi avete contattato. Avete mai intravisto la possibilità che il Marascio potesse lasciare? Cioè dire voglio cedere tutto. Mi allora, spieghi questo passaggio? Anche qui ci sono state diverse riunioni nelle quali le intenzioni del presidente erano più o meno ondivaghe, perché delle volte diceva che lui non aveva intenzione di lasciare la maggioranza della società, che cercava persone però che lo potessero sostenere, altre volte invece che lui era disposto anche forse a cederla la maggioranza o a mettersi da parte, però poi nel concreto la reale intenzione del presidente non si è mai capita, perché se un giorno mi dici io credo, voglio andare avanti, lo ha detto anche l'anno scorso ad inizio campionato, quindi tu ti fai un'idea di una persona che crede fortemente nel progetto, che voglia andare avanti, che voglia portare la squadra. Allora, pensi che ci sia un progetto B? Perché voglio dire, se io so che sono il presidente e so che Fiore sta andando via e mi fa cadere il castello, o sono pazzo o lo faccio di proposito, e quindi so che Stefano Fiore è un ostacolo al mio lavoro, al mio modo di fare l'imprenditore in questa città, e me lo devo fare fuori, lo stanco e lo stancato.
se n'è andato. A questo punto abbiamo perso tutti, ma secondo me perde Cosenza in questo momento, e quindi perdiamo tutti coloro i quali vogliamo bene a Cosenza, perché Cosenza in questo momento ha dalla sua solo il dato sportivo, numerico. Cosenza è lì, a 4 punti dal Messina, malgrado tutto. Quindi ha fatto, mi confermi che non c'è mai stata una vera trattativa, per non ci sono stati nemmeno i presupposti per poter andare. Allora, con le persone contattate direttamente da noi, i presupposti non ci sono mai stati, ma perché non ci sono verificate le condizioni richieste? Con altre persone con il quale il Presidente avrà intrattenuto, starà intrattenendo dei rapporti o delle trattative, io queste sono cose che apprendo dai giornali, cioè non, il Presidente non è mai venuto da noi a dire io sto trattando con Tizio anziché con Caio, quindi non lo so. Io ritengo però che una persona dotata di un normale senso di equilibrio, di intelligenza, quando ha dei problemi societari deve farsi lui promotore di qualsivoglia iniziativa per tenere a galla la società. Cioè, le prime persone che dovrebbero interessarsi di andare a trovare altri soci o persone potenzialmente interessate ad entrare in società sono proprio i soci stessi. Cioè, qui non possiamo girare ogni volta il coltello, cioè nel senso, se io ho problemi in una mia società e non riesco ad avere la liquidità o la solvibilità tale per far fronte ai miei impegni, è mio preciso dovere, è mio preciso obbligo attivarmi per cercare di trovare qualcuno che mi possa dare una mano, che poi sia un socio, sia un istituto di credito, sia un altro ente, poi sarà la scelta societaria che deciderà da farsi, così come è obbligo di chi gestisce una società, di chi l'amministra, che di fronte alle inadempienze dei soci abbia l'obbligo di richiamarli al proprio dovere. Ma sono le normali regole societarie, cioè non sono regole che detto io, che stabilisco io, che stabilisca chiunque altro, sono le normali regole societarie. Se una società ha una situazione di mancanza di liquidità, di mancanza di flussi non si sa. Economici, e sono i soci che devono far fronte, direttamente, indirettamente, ricorrendo al credito, ricorrendo al prestito, non lo so, ci sono varie forme per poterla mandare avanti, perché quando poi si arriverà in sede di approvazione di bilancio non è che la società può arrivare ogni anno con una perdita di esercizio, sarà costretto ogni qualvolta a ricapitalizzare. Bisognerà vedere cosa, quando. Che cosa voleva dire questo fatto di dire aiutatemi, cioè i soldi di Stefano? Io ritengo, scusami, io credo, a parte che Stefano mi pare che sia stato abbastanza chiaro, ma io ritengo che se già dall'anno scorso iniziavano i dissidi, come li definivano i giornalisti, le dispute tra aria tecnica, no, no, come venivano definiti, io do la definizione di quello che si leggeva. Ma non sto facendo accuse particolari a qualcuno, sto parlando in generale. Se esce il dissidio... Ma da chi? Riesco a ricordare a memoria quello che ha sempre detto Stefano. Stefano ha detto io mi adopererò, l'ha detto anche da no, per far sì che, se ci sono le condizioni, quelle che avete poi messo su... Veicolerò? Altri imprenditori, quindi che c'entra il evidentemente se siete arrivati a questo non ci sono state più le condizioni, nel senso non ci sono mai state, ma non sono io, ma sono terzi, ma le condizioni, Franco, non è che si deve fare, ma sono terze persone, non è Stefano Fiore, e quindi non è Gruppo Fiore, sono terze, cioè non era Stefano a capo di una cordata, o che Stefano era proprio italiano, Gruppo Fiore non è che è il gruppo persone che conosci tu, persone che sono terze persone, non è gruppo Fiore. Tant'è che oggi ho dovuto chiarire ulteriormente. Qua è un atto, dobbiamo capire cosa vuol dire gruppo Fiore. Quando il giornalista scrive, ma scrive pure scusa, no, non significa. Io non devo. Aspetta, allora una aspetta, notizia, aspetta, una notizia, aspetta, notizia, aspetta, scusa, aspetta, aspetta, scusa, diciamo che aspetta, una notizia, aspetta, è una notizia. Scusate, per un inciso che se vogliamo proprio dire gruppo Fiore, no? adesso vi do un altro ulteriore, considerando quindi anche Perri gruppo Fiore, Candelieri gruppo Fiore, come apporto, come sponsor ci abbiamo messo più di quello che ci ha messo Guarascio quest'anno, se vogliamo proprio entrare nei numeri.
No, ti sto dicendo un altro. Per favore. Così, Franco, così chiariamo. Franco, perdona. Chiariamo l'apporto. Sì. Non si è mai messo nelle condizioni. E no, no, e non ha saldato la pendenza relativa alla proprietà. Se voi parlate di apporto, se no 700, nel senso, mi chiama una persona che ancora deve prendere 700 euro. Chi va gestita l'affare barriale? In che senso? In che senso? La società lo vende gestita voi? Assolutamente noi, perché non ti... Barriale è un giocatore. Non è una gestione, Barriale si è svincolato. Si è svincolato. Non abbiamo ceduto Barriale ad un'altra formazione. Ho capito, ma si è arrivato a tanto, lui voleva sì. Fare qua quello che... Si dimezzava lo stipendio. Non ha detto che si dimezzava lo stipendio. No. Ma scusa, ma qual è il problema? Ma non è. Non riesco a capire. Ma abbiamo preso una cosa. Scusate, ma staccato. Senti, mi parlami cose, parlami di sembra, non posso dire la mia, mi sembra quasi che Stefano Fiore debba venire qua a giustificare il perché se ne sta andando, senza anche sapere che usavamo tutti perché se ne sta andando. Perché un c'è la società, un c'è niente. Quasi quasi sta giustificando, stanno facendo un processo a Stefano Fiore che era in ritardo. Oh, io posso anche dire che personalmente, forse l'avrei detto qualche mese prima, ma lo ringrazio perché ce lo sta dicendo ora. Invece di Stefano, che non ha detto prima, sapevo che i suoi colpevoli che stanno rovinando Cosenza. Invece di avviare Stefano, avessi mi avviato l'uomo. No, io lo sto dicendo, però qua ne litighiamo con i giornalisti. Ma Stefano presidente, ma mia, che Stefano fa il presidente, non mi interessa, non posso andare a dire a Stefano. Fai per una squadra che sta facendo un po' di cane, nemmeno da più una cosa, con un grande Messina che non solo te ne hanno squadrone, te la risolve, riparti, si fa risuo e si fa contro con le squadre che poi dopo mi votano le no. E che cazzo è Napoli e Mucullari a te? Ma nessuno c'è chi non è malcontento, in questo momento lo dovremmo solo ringraziare che mi sta dicendo che è una situazione di quattro soldi, invece sta qua a dire perché non ha detto prima, perché non ha detto dopo, avessimi lì a loro presidente, ci avessimi lì, non sono gli apporti di questa stagione, sono apporti dell'intera storia della nuova Cosenza Calcio. Qui penso che siete quasi la maggior parte, siete testimoni di come... La domanda la faccio ancora più certa, no? Sì. Ma se io metto soldi in una società, perché non devo diventare soldi? Cioè, mi domando, io conosco Candelieri, ma la domanda te la faccio a te. Ma Candelieri è un fesso che l'anno scorso porta avanti una stagione e fa che siamo dei giovanini? È un ingesto, ti rispondo io. E quest'anno fa la pubblicità, vende i cartelloni e mette i soldi del Cosenza Calcio? Vuol dire, io te l'ho definito ingenuo, magari sarà anche tra virgolette offensivo, ma Francesco non si offenderà perché sai il rapporto che ci lega. Però è ingenuo perché lui è andato dietro a determinati discorsi, così come ci è andata dietro anche la famiglia Perri fino a un determinato punto, come ci è andato indietro Vincenzo Perri, che secondo me delle nove persone chiamate a far parte del Cosenza Calcio era l'unico che poteva parlare con cognizione di causa di calcio.
ed è stato il primo invece che è stato accantonato, quando è stata la persona che ci ha consentito di riniziare a giocare a calcio a Cosenza. Perché noi siamo partiti lo scorso anno ad agosto, perché noi siamo partiti dopo il 10 di agosto e non avevamo i lucchetti per aprire i cancelli dello stadio. Vincenzo Perri e la famiglia Perri ci ha messo tutto il materiale a disposizione per poter iniziare a fare i primi provini e visionare i giocatori. Ci ha messo, perdonami che rispondo così, ci ha messo nelle condizioni di poter salire in ritiro a San Giovanni in Fiore, mettendoci a disposizione i mezzi per trasferire i calciatori, perché forse voi non lo ricorderete, ma noi l'anno scorso siamo saliti in ritiro con i pulmini del Real Cosenza. Se proprio lo volete sapere, scendiamo nel dettaglio, quest'anno siamo saliti con le macchine personali degli atleti, ci siamo come concetto. Allora, queste sono persone che fattivamente ed economicamente hanno dato apporto al Cosenza Calcio, ma lo hanno dato e lo hanno continuato a dare quotidianamente, dalle più piccole cose alle cose più importanti, che magari ai più, quelli che non sanno di calcio, sfuggono, perché per disputare gli allenamenti ti servono i campi, ti servono gli spogliatoi, ti servono le strutture, ti serve l'acqua calda, ti serve un magazziniere, ti servono diverse cose per poter giocare. Noi l'anno scorso non avevamo neanche le casacchine, quelle che in gergo vengono chiamati fratini, per disputare l'allenamento tra le squadre. Se non fosse stato per la famiglia Perri, tutto ciò non sarebbe stato possibile. E ancora quest'anno la famiglia Perri, nonostante tutto l'apporto che ha dato, nonostante non ha mai raggiunto un accordo con la società, nonostante non abbia mai ricevuto un euro per tutto ciò, sta continuando a far disputare le partite ufficiali, gli allenamenti alla squadra juniores e alla squadra allievi. La squadra juniores sabato pomeriggio ha vinto una partita importantissima per il proprio campionato, allora, disputando la partita sul terreno del proprio Magrebio. Allora, a questo momento disimpegno di Stefano vuol dire pure disimpegno probabilmente della famiglia Perri e quindi settore giovanile che va a zero, disimpegno di Candelieri che non ha ricevuto dalla società probabilmente delle quote azionarie o quello che era l'accordo per l'apporto di questa pubblicità. No, ma anche quello, perdonami. Candelieri non voleva quote. No, Candelieri ha un grande merito che è un grandissimo difetto. Ha tantissima passione per questa cosa qua. Ed è un grandissimo merito perché quindi è la cosa essenziale per fare calcio, è il difetto di aver trovato una società che non ne ha. Quindi lui dall'anno scorso ha continuato questa cosa, un po' come l'abbiamo continuata tutti noi, tacendo e sperando che prima o poi gli venisse riconosciuto determinate cose. Ha apportato quest'anno una, non voglio entrare nelle cifre perché non mi competono, una buonissima fetta di sponsor. Li ha portati lui e oggi la società ne usufruisce, ma come ha detto in maniera ingenua, perché a oggi Francesco non è niente, non ha ambizione di essere niente in questa società, aveva solo il bisogno di sentirsi riconosciuto quello che sta facendo da un anno a questa parte insieme alla famiglia. Sottolineiamo che tutto il costo della stagione dello scorso anno dell'intero settore giovanile è stato sostenuto in parti, in percentuali diverse, dalla famiglia Perri per quel che concerne lo sfruttamento dei campi e delle strutture e da Francesco Candelieri per quello che concerne invece le spese vive di trasferte, di trasferimento, di pranzi e quant'altro per i calciatori. A tutt'oggi, per quanto se ne sia letto di tutto e di più sui giornali, non è mai stato oggetto di queste diatribe che vengono. No, è stato sempre oggetto di un civile confronto tra le parti, tese al riconoscimento di quelli che erano i giusti diritti e i giusti interessi, che a tutt'oggi non sono stati riconosciuti, né sono stati rimborsati. Né tantomeno sono al bilancio societario. Quindi non quindi, è che. Quindi, se vogliamo proprio dirla, se il presidente Guarascio, la società Nuova Cosenza Calcio, decide che non deve niente a Candelieri, Candelieri dovrà prendere le azioni giudiziarie, non ha nulla in mano dopo due anni di lavoro. E adesso devo sentire che Fiore, spesso, poi torno a bomba, Franco, perché spesso, non sul tuo giornale, dico nei giornalisti, no, ti dico, si scrive che l'anello, Fiore, il braccio di ferro, il settore giovanile, non è niente. Braccio di ferro,
No, no, dico, non è, però non è oggetto del contendere. Non è oggetto del contendere, Franco, quello che voglio dire, spesso è venuto fuori che il settore giovanile era lo snodo per avere qua nessuno voleva fare. No, vogliamo parlare poi, non so, anche del caso Arcidiacono. Anche l'unica società in Italia che un suo tesserato, in Italia, forse nel mondo, non difende un suo tesserato? Arcidiacono, non, no, 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 Arcidiacono. Arcidiacono è stato abbandonato dalla società, nonostante fosse un giocatore della società e di grandissima importanza. Io sottolineo che Arcidiacono per questa società ha dato tantissimo l'anno scorso e ha rinunciato a tantissimo quest'anno per rimanere a Cosenza. Questo non lo dobbiamo trascurare. Perché dalle altre parti le spese offrivano più soldi, davano determinate garanzie e anticipavano gran parte dei soldi fatturati. Quindi lo stiamo cercando di tutelare noi, nelle sedi opportune, garantendogli anche il pagamento di tutto ciò che c'è da pagare, tasse per ricorsi e robe varie, a titolo personale. Quindi la società non ha neanche... Avete fatto operare un portiere che va spostato in strada. Ma è il presidente che lo devi chiedere, perdone, a livello societario non possiamo, cioè la società è loro e gestiscono loro la loro società, quindi non so perché sta là, che compiti ha, che compiti non ha, a parte l'amministratore delegato che è una cosa che... Due cose, anzi, il futuro di Stefano Fiore è se stasera, domani, non so, avrei il colloquio con il presidente per comunicare ufficialmente le dimissioni. Non sono assunto, non mi posso dire. Allora, nemmeno il contratto che mi comunica. Sicuro di Stefano Fiore è seguito a un periodo anche indeterminato, c'è la possibilità di rivederti a fare il direttore sportivo. Quali dovevano essere? Ma guarda, non credo si tratti di condizioni, né solo gli stupidi non tornano sui propri passi qualora si scopre che ci sono possibilità, eccetera eccetera. Ora come ora ho voglia di disintossicarmi un po' da tante cose e quindi di prendere un po' le distanze, riflettere su tante cose, e comunque mi auguro che, cosa che ho voluto fortemente sia dai ragazzi che dal mister, che ci sia la prosecuzione, mi auguro che la società lo consenta, perché abbiamo ancora reali possibilità di giocarci il campionato, per quanto difficile, per quello che sottolineava l'amico in precedenza. Però, ripeto, adesso sto alla finestra, continuo a seguire chiaramente quello che è la mia creatura e poi mai dire mai, insomma, adesso è il momento di fermarsi, poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. L'anno scorso, prima della partita con l'Interreggio, che poi abbiamo vinto 3-1, i giocatori fecero quella conferenza stampa e il capitano disse che per la prima volta giocava senza avere nessuna garanzia perché c'erano quei problemi. A distanza più o meno di un anno, questa stagione come è stata gestita? Quindi per i giocatori, come diceva Quaglio in trasmissione, sarà garantita la gestione fino alla fine, che sono garantiti o meno? Hanno l'accordo. Ma allora guarda, garantiti che io qua. Tra le altre agevolazioni che l'area tecnica ha consentito alla società per permettergli, a loro dire, ma per una nostra concessione non siamo neanche chissà quanto ritardo nei pagamenti degli stipendi, ma per il semplice fatto che abbiamo consentito far partire i pagamenti da settembre, da ottobre, perdonate. Quindi è chiaro che se adesso pagano dicembre, ipoteticamente siamo un mese indietro, che è una cosa assolutamente fisiologica nel mondo del calcio, addirittura nella categoria saremmo anche avanti, però i ragazzi
lavorano da agosto, quindi diciamo che ulteriore concessione dell'area tecnica, che mettiti lì, fai capire, eccetera eccetera, morale della favola, sarà spostato in avanti, quindi il campionato finirà a maggio, ma la società pagherà, penso, dovrà pagare fino a luglio. Cioè praticamente a dicembre hanno pagato agosto. No, allora il mese di agosto, il mese di agosto a Cosenza, per accordo, per agevolare quella che era l'inizio della stagione, non veniva, diciamo, retribuito. Il mese di settembre è stato pagato ad ottobre, quindi i ragazzi hanno lavorato agosto, settembre, poi ad ottobre, fino a ottobre hanno percepito il primo stipendio. Esatto. Vabbè, comunque la domanda è giusta. Io ritengo, non sono la società, però da quello che disse Quaglio nella, da ospite da, nella trasmissione di Franco, e da quello che è scritto molto chiaramente nel comunicato, nonostante le difficoltà, che non entra nessuno, terranno fede integralmente a quello che sono gli accordi, e mi auguro lo facciano nei tempi calcistici, tra virgolette, perché capite bene che una società, cioè, ripeto il concetto, abbiamo bloccato vertenze di ex tesserati che sono lì, eccetera eccetera, però è chiaro che alla lunga, insomma, anche adesso disimpegnandomi io, cioè, nel senso, io sono sempre stato una garanzia, ma sono stufo di essere una garanzia di un non pagamento, perdonatemi, cioè, ulteriore motivo per il quale dico basta, perché se ho speso energie, faccia, immagine per determinate persone, vorrei che anche queste persone tenessero fede poi a quello che è stato promesso. Giusto per capire una cosa, rispetto all'anno scorso, il budget della società per quanto riguarda è diminuito o aumentato? Per i calciatori, sì, per i calciatori, qualcosa in meno. Qualcosa, abbiamo speso qualcosa in meno. È vero che Guarascio mi comunicò ad agosto che lui era disposto a mettere una certa cifra, che non andiamo a dire, che quindi non poteva far fronte ad altre spese. Diciamo che disse che chiaramente non poteva, non aveva intenzione da solo di garantire determinate cose, e che quindi avrebbe avuto bisogno di, però essendo il presidente di una società, se un direttore sportivo ti propone un certo tipo di budget e tu lo sottoscrivi e ci chiedi di vincere, e ci chiedi di vincere, perché poi non sottolineiamo, non dimentichiamo questo, alla fine se non arriva nessuno ne deve far fronte lui, o a meno che non mi dici no, guarda, io se non ho la certezza che entra nessuno ti do un budget diverso. Aristi, oltre a tutti gli apporti che avete fatto quest'anno e l'anno scorso, anche i giocatori che provenivano dalla Juniores, tipo Piero Mauro, Gassama, adesso sono diventati patrimonio della società. Sono tutti, ma questo è stato un impegno che si è creato sul giornale. I calciatori, quando l'anno scorso si leggeva sui giornali che i calciatori erano di proprietà di Tizio, erano proprietà di Caio, significava disconoscere le regole del calcio. Perché un calciatore, nel momento in cui firma con una società, è patrimonio della società. Se qui vogliamo scendere nel dettaglio della società, la società ha un solo patrimonio, che è rappresentato da quello dei calciatori. Questo patrimonio è stato apportato alla società da chi ha lavorato per la società a costo zero. E quindi poi c'è un valore maggiore di quello del calciatore. Voglio dire, c'è un allenatore che quest'anno, ci sono state occasioni in cui ha fatto giocare 7-8 persone che provenivano dal settore giovanile, che erano della città stessa. Basta fare l'equazione, mi sembra che è logico il discorso. E per chiudere, insomma, il valore di questa società oggi, che io lo voglio venire a comprare e mi dici che costa X, o qualche percentuale. Sarà oggetto di trattative, poi è chiaro che c'è una proposta, c'è un'offerta, ma bisognerà trovare l'accordo. Trattandosi di campionato dilettantistico, chiedere 480.000 euro per comprare su una io società dove non hai un parco reale di calciatori che come non è reale, sono tutti svincolati. Chi le dice queste sciocchezze? Queste sono altre sciocchezze che passano sui giornali. Il calciatore, ma non avendo un contratto, sono sciocchezze. Il calciatore, per Pippo, Pippo, tu sai com'è la regola quando si svincola un calciatore in Serie B? Quando si svincola? Quando firma Casimiro? No, si svincola al compimento del 25esimo anno di età, quindi scrivete cose di cui non conoscete le regole. La prima squadra si svincola quanto può. Non è affatto vero, ma sono
solo se in possesso del centenario. Ma chi le dice queste cose? Biccio Arcidiacono era un patrimonio della società. Se Biccio Arcidiacono tu a dicembre vai a trattare una cessione con una squadra di serie B interessante, tu patrimonializzi la cessione di Biccio Arcidiacono. Allora quando dici sempre i giornali, non sono sempre i giornali, non è che sto dicendo che l'hai scritto tu o l'ha scritto qualcun altro, però quando esce su un giornale o su un'altra notizia diffondono sciocchezze, perché poi dicono che invece il Calcenza non ha patrimonio di calciatori. Ma cosa dite? Fino al compimento del 25esimo anno di età tutti i calciatori tesserati col Cosenza sono di patrimonio del Cosenza, salvo che non abbia 108 firme. Ma è un accordo tra calciatore e società. Vabbè, scusi, con l'impresso è chiaro, se uno è in prestito non può essere patrimonio della società, ma in prestito, Antonio, tu mi insegni anche, perché qualcosa del calcio l'hai visto, ha anche un prezzo, il prestito, salvo che, ma è un accordo privato tra giocatore e società. Cioè ti dice io vengo, ti firmo 108 così a giugno sono libero. Arcidiacono non ha fatto questo. Arcidiacono quasi la maggior parte non ha fatto questo. Era per citare un esempio. Ma il nuovo staff tecnico quando piglia così. Sì. Non è staff tecnico, non è staff tecnico, non è staff tecnico, non è staff tecnico. Se caso ci sono oggi da tenere loro, poi sono la pesce. Non c'è un Gesù, loro, allenamento, non c'è un Gesù.